Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sempre il vostro caro amico Alexio e benvenuti in questo nuovo video appunto su Ultimate Epic Battle Simulator. Allora ragazzi, ed eccomi qua dopo tanto tempo che non facevo più video perché avevo troppo da fare, perché cazzarola c'avevo un problema al PC e fortunatamente l'ho risolto dopo grandi, e dico grandi e lunghe ricerche su internet. Alla fine ho scoperto semplicemente che dovevo cambiare la pasta termica al processore. Tutto qua. Perché avevo cali di frame impressionanti, avevo appunto una lag impressionante sui giochi, non potevo fare un cazzo, non potevo nemmeno renderizzare, non potevo fare nulla. Potevo solo navigare su internet, forse, se mi diceva bene, perché la temperatura del mio processore andava alle stelle, andava a 90-95 gradi. Sì, più o meno stiamo là. Fortunatamente dovevo cambiare solo la pasta termica e dopo circa 2 anni che non la cambiavo, quindi mi sono accorto, cazzo, mi sa che è meglio che la cambio. Ecco. Ma bando alle ciance, iniziamo subito questo video gameplay su questo gioco assolutamente fantastico. E io ho già portato tempo fa un gioco molto simile, sempre come diciamo un simulatore di battaglia, solo che la grafica era completamente diversa rispetto a questo che andremo subito a vedere, e quell'altro aveva appunto una grafica diversa e era sempre un simulatore, ma aveva meno risorse rispetto a questo. Che significa meno risorse? Aveva meno asset grafici, aveva meno personaggi che potevi schierare sul campo di battaglia rispetto a questo. Diciamo che ce n'aveva molto di meno. E invece queste qua ce n'ha molte molte di più e sono, diciamo, truppe reali, cioè truppe vere che esistono, che esistono nelle leggende o che esistono in sostanza. Comunque, come funziona? Allora, ve lo spiego subito. Allora, qui abbiamo la mappa su cui noi possiamo schierare le varie truppe. Possiamo anche cambiarla tra World of... vabbè, sta roba qua, che è una semplice mappa normalissima con, con le foreste, laghetti, eccetera eccetera. Possiamo impostare anche il tempo, mettere anche se piove oppure il cielo è pulito. C'è anche addirittura rain, è solo pioggia, quindi non c'è manco temporale in teoria. Vabbè, possiamo impostare l'ora del giorno, quindi possiamo anche impostare tipo di notte, anzi mettiamo le 7 del mattino precisamente. La mappa lasciamo sempre questa. Mentre qua sul lato sinistro abbiamo diciamo l'organizzazione di schierare le truppe, ovvero abbiamo la possibilità di piazzare svariate truppe di qualsiasi tipo. Abbiamo le unità medievali, tra cui cavalieri, arcieri, spearmen, che sarebbero quelli con le lance e scudo, cavalieri, eccetera eccetera. Poi abbiamo gli eroi, che sono un tantino più forti di tutti quanti. Addirittura c'è Chuck Norris, ragazzi. Passa solo quello, uno solo, e fa fuori tutti. Dopo lo voglio provare, perché non l'ho mai provato ancora. Poi abbiamo i soldati della seconda guerra mondiale, tra cui i soldati degli Stati Uniti e i soldati tedeschi. Poi Evil, abbiamo i nostri cari amici zombie, Runner Zombie e Skeleton Warrior. Preciso. Poi Ancient Grids dovrebbero essere le truppe quelle antiche che noi conosciamo, ovvero i Romani, gli Spartani, i Wildmen. I Wildmen non mi ricordo quali erano, non mi ricordo quali sono. E i Persiani. Semplici, semplici. A grandi linee posso farvi vedere gli orchi, genere fantasy, appunto gli orchi, gli ogre, i ciclopi, che mortacci loro fanno tanto male. Poi andremo a vedere più nel dettaglio. Poi abbiamo anche il genere animali, tra cui anche i nostri cari amici T-Rex, che sono, mortacci loro, sono molto molto forti. Poi abbiamo i canguri, le tartarughe, i pinguini e le galline, cioè i gallini, i polli praticamente inutili. Poi genere festivo, ovviamente, che non potevano mancare, il Babbo Natale, ragazzi. Babbo Natale sono qualcosa di spettacolare, menano con il bastoncino di zucchero a far così, corrono come matti, bellissimo. Poi abbiamo le cose inanimate, ovvero
Abbiamo i comodini e i tavoli che menano, cioè sono inanimati, ovvero non hanno particolarmente tante animazioni, però comunque si muovono e picchiano le altre truppe, anche se non toglieranno niente, però picchiano come una dannati. Cioè, vi rendete conto come stiamo messi qua? Boh. Comunque, iniziamo subito una battaglia molto semplice e easy, tra cui stavo pensando nel frattempo di schierare delle truppe medievali, tipo cavalieri, e la quantità possiamo metterne quante ne vogliamo in sostanza, affinché voi avrete un buon processore, perché elaborate tutte queste truppe, ovviamente anche scheda video, e dovrete avere. Insomma, se avete un buon processore e una buona scheda video, potete piazzare tante, tante, tante truppe. Io ne metto poche per evitare un grosso lag, ecco. E 300 vi assicuro che sono già un pochino, ecco. Quindi piazziamo i cavalieri. Direi di metterli qua, forse un po' più vicini. No, facciamo qua. Ok, poi sempre dell'unità medievale della prima squadra possiamo mettere i Spearmen che vanno da questa parte, sì, e direi di metterne 300. Poi sempre medievali possiamo mettere gli arcieri, sì, gli arcieri vanno benissimo, però questi ne mettiamo pochi perché sono fottutamente OP, sono forti. E mettiamo tre così. Poi invece dell'altra squadra possiamo mettere. No, stavo di qua. Team 2. Evil Zombie. I semplici cari amici zombie. Siccome i cavalieri sono fottutamente. Cioè, sono leggermente più forti degli zombie, perché comunque hanno armatura e hanno spade e fanno male, io direi di mettere più zombie, tipo il doppio. Sì, no, forse un pochino di meno. 250. Li mettiamo due piazzati qua, quindi ne mettiamo 500 dello stesso tipo e li mettiamo qua. Poi sempre zombie possiamo mettere i runner zombie, che questi piottano come animali, però questi li mettiamo un po' più avanti perché sono un pochino più lenti. Quindi runner zombie ne mettiamo 300. No, facciamo. I 300 vanno bene. Sì, penso che vada bene. Non so mai equilibrare le cose. Quindi 300 così. E poi direi anche, se poi vogliamo fare gli sgravi, per caso mai aumentiamo un po' di quantità alle unità medievali, facciamo anche gli Skeleton Warrior, che questi sono un pochino pippe. Quindi ne mettiamo 400. Pam, così. Allora, direi, siccome loro sono un pochino di più. Che cazzo, non riesco mai a ruotare sta freccia. E direi di aumentare un po' gli arcieri 350 e un pochino questi 350 e 350. Direi che le cose sono abbastanza equilibrate, anche se comunque ho messo un pochino di più ai zombie perché meglio metterne di più, perché comunque i cavalieri sono leggermente più forti a mio parere. Ma iniziamo la battaglia e vedremo chi vincerà questa bella sfida, questa bella battaglia. Allora, ragazzi, per chi ancora non avesse capito come funziona il gioco, è questo in sostanza. Bisogna piazzare appunto delle truppe di qualsiasi tipo, quante ve ne pare, e schierarle sul campo di battaglia e premere K e far iniziare la battaglia. Intanto abbiamo questi piccoli Spearmen che stanno andando contro gli zombie. Dall'altro lato possiamo vedere i nostri cari amici cavalieri, incazzatissimi, con l'armatura e una spada e uno scudo, ovviamente. E mentre più in fondo dovremmo avere gli arcieri. Sempre se li trovo. Dove sono? Eccoli i nostri cari amici arcieri. Non messi in bel po', eh. Ok, mentre dall'altro lato, più giù, possiamo. Eccoli i nostri cari amici zombie, i runner zombie. Eccoli, ecco che inizia la battaglia. Attenzione, inizia lo scontro. Se picchiano, fanno male. Attenzione, guardando quanti sono. Questi sarebbero i zombie quelli che corrono come matti. Questi sono fatti abbastanza bene, dico, di grafica.
Cioè, ci avviciniamo un pochetto per vedere. Sì, sono fatti un pochino meglio, dai. Dico questo perché se noi... Oddio, stanno arrivando pure gli scheletri. Attenzione, gli danno da supporto, attenzione. Intanto gli acceri però stanno facendo tanto, tanto male. Dall'altro lato possiamo vedere gli altri zombie. Dicevo prima che quegli zombie sono fatti meglio rispetto a questi. Secondo me sono fatti meglio quelli, perché quelli sono più, diciamo, tendenti a l'umano zombie. Invece questi sono proprio zombie geneticamente modificati. Cazzarola. E sono proprio brutti, secondo me. Intanto gli Spearmen stanno picchiando fortemente gli zombie. Infatti i zombie sono pochi. Mi sa che è un pelino esagerato. Perché in questo momento stanno vincendo i cavalieri, l'unità medievali. Abbiamo 900 unità contro 300, contro 600. Oddio, stavo a dire 300. Che cazzo stavo a dire? Non lo so. Comunque, stanno vincendo le unità medievali. Ok, qui la situazione è praticamente quella. Invece qua, oh, cazzarola, qua invece... No, qua la vittoria... Oddio quanto sta laggando. Mi ha dato un calo di frame impressionante. Perché sono tante truppe. Tanto gli arcieri sparano a manetta da lontano. La mia scheda vita non ce la fa a renderizzare tutto quanto. Mi sa che quegli arcieri ne dovevo mettere comunque pochi. Dovevo aumentare solo le unità da terra. Cioè le unità quelle che vanno addosso effettivamente agli zombie. E diminuire degli arcieri, perché gli arcieri da lontano sono troppo forti. Infatti hanno vinto le unità medievali. Vabbè, e questa battaglia è andata. Però ci sarà una prossima sfida. Va bene così, va bene. Torniamo al menu. Allora, direi di fare un altro tipo di sfida. Puliamo tutta la zona. Questa volta vorrei fare una sorta di sfida tra animali. E anzi, un solo tipo di animale, che forse già sapete quale. Però io cambio l'ora del giorno, quindi direi di metterla di notte, alle 3 di notte. Allora, stavo dicendo di mettere una sola unità di animali, ovvero i famosi T-Rex. Allora, come ben sapete, anzi forse come non ben sapete, i T-Rex ne bastano, basta metterne veramente pochi e avremo già la vittoria in pugno, perché sono fottutamente OP. Sono giganti, fanno male e quindi sono forti, ecco. Quindi direi di mettere tutte le truppe possibili, immagino anche le più strane, contro i T-Rex. Quindi medievali possiamo mettere, tanto per variare, possiamo mettere catapulte, direi poche però. Direi di fare così, guardate, mettere due qua. Poi medievale, catapulta, 2 e al 50. Ne metto così poche perché potrebbero essere forti queste catapulte. Quindi potrebbero subito far male ai nostri cari amici T-Rex. Anzi no, direi di metterne un po' di più. Forse non bastano. Poi sempre medievale. Qualcosa, anzi no, variamo. Non mettiamo cose medievali, ma cose comunque antiche, ovvero i romani. Gli antichi romani contro... Anzi, sì, gli antichi romani contro i T-Rex. Mettiamone 500. Bam. Mettiamo 500. Poi, sempre roba antica, spartani. Sempre i soliti 500. Voglio proprio esagerare, perché veramente ho fatto... più e più sfide contro i T-Rex e hanno vinto sempre loro. Non c'è niente da fa. È qualcosa di allucinante. Poi, giusto per finire la cosa, perché comunque sono parecchio, direi di mettere anche zombie. Però questi ne mettiamo tanti, ma tanti. 600. Bam. Giusto per esagerare. E questi li mettiamo veramente dietro. Tanto arriveranno veramente sparati. Così, perfetto. Abbiamo, in questa zona abbiamo, ripeto, 200 T-Rex, 200 catapulte separate da due lati. Poi abbiamo
500 unità di romani, 500 unità di spartani e 600 unità di runner zombie, cioè i zombie quelli che corrono come addannati. Quindi io direi che la sfida può cominciare e vedremo chi vincerà questa sfida perché è tosta. Ok, mo adesso vedremo veramente chi vincerà questa sfida. Oddio, di notte è veramente figa la cosa. È veramente interessante. Ok, la Madonna, 1800 unità contro 200 T-Rex. Ok, da questo lato non si vede un cazzo. Aspetta, io direi di velocizzare un attimo. Qui abbiamo i runner zombie. Da questa parte abbiamo le catapulte. Guardate che fighe che sono. Ovviamente sono invisibili, cioè non c'è nessuno che le aziona, insomma, le maneggia. E qua invece abbiamo i romani. Volevo pensare gli spartani questi. No, questi sono gli spartani. I romani dovrebbero essere quelli laggiù, se non sbaglio. Vediamo un po'. Gli antichi romani. Sì, eccoli qua. Questi sono gli antichi romani. O no? Mi sta venendo il dubbio. Dovrebbero essere questi. Perché hanno il crestone. Quindi dovrebbero essere questi. Che ignorante che sono. Manco mi ricordo quali erano i romani. Comunque. Sì, dovrebbero essere questi. Sì, con la lancia. Sì, per forza. Ecco i nostri cari amici T-Rex. Che si separano. E vanno da una parte solo, cioè vanno da due parti. Attenzione, possiamo vedere subito che i romani perdono subito le loro truppe. Mi stanno venendo schiacciati. Attenzione, le catapulte stanno menando. Oh, arrivano i runner zombie, tutti da una parte. Ah no, un pezzo si è separato. Attenzione, muoiono subito. Però sono morti 17. 18 T-Rex, 21. Le catapulte stanno facendo il loro sporco lavoro. Attenzione. Attenzione. Vediamo dall'altra parte invece. Da cazzarola, dall'altra parte mi sa che ho dato poco supporto. Infatti le catapulte qui stanno venendo subito massacrate. Infatti 30, però 38. Attenzione, 40, 40. Continuano a scalare i T-Rex. Ma non ce la fanno. Vediamo un po' dall'altra parte. No, anche dall'altra parte non ce la fanno. No. Una volta che i T-Rex non sono più, diciamo, distratti da altre unità, fanno fuori tutti quanti. Non c'è sfida, cioè, ammazzano tutti, distruggono tutto. Infatti non ce la fanno. Bene, la sfida è conclusa, direi che la vittoria è stata già assicurata ai T-Rex, come già immaginavo, infatti. Però hanno ucciso 55 T-Rex, non è malaccio questa formazione. Quindi direi. Va bene, ragazzi, io direi di concludere qua l'episodio. Spero vi sia piaciuto questo gioco, perché direi, cazzo, è troppo troppo bello, raga. Potete fare le più grandi scommesse di questo secolo. Magari fate delle scommesse con dei vostri amici e chi perde beve. La butto così tanto per. Quindi direi di concludere qua questo video. Spero vi sia piaciuto, come ho detto prima. E lasciate un mi piace, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. E al prossimo video.